A quelli che la accusavano di non fare più moto emozionali, la Yamaha risponde con i fatti lanciando la MT-09, la Yamaha più innovativa degli ultimi 10 anni. Perché? La risposta è facile e i motivi per sostenere questa tesi sono essenzialmente tre. Tre come i cilindri del suo motore. Primo, la Yamaha per l'MT-09 ha abbandonato i canoni classici della scuola motoristica giapponese che ci aveva abituato a motori 4 cilindri, progettando un 3 cilindri più compatto, più leggero e soprattutto più dinamico nella guida su strada. Secondo, la Yamaha con la MT-09 ha voluto inaugurare un nuovo approccio alla moto giapponese, abbinando alla classica perfezione tecnologica dei prodotti nipponici un design più istintivo e più anticonformista. Il rischio è che a livello estetico questa moto possa non piacere, visto che il design è un po' post-atomico, ma il bello dell'MT-09 è proprio qui, lei di questo se ne frega, e fa bene. Terzo, l'MT-09 non è una naked e non è una motard, o meglio, è tutte e due, perché la posizione di guida è leggermente più rialzata rispetto a quella di una nuda e leggermente più sportiva rispetto a un super motard. Ma adesso basta con le chiacchiere e andiamo a provarla. Bene, finalmente eccoci in movimento, proviamo l'MT-09. Il primo dato che si apprezza subito della motocicletta è il concetto di naked motard che la Yamaha ha voluto trasmettere, su cui ha spinto molto. Naked motard che vuol dire? Che la posizione di guida della moto è un po' a metà, quindi è leggermente più rialzata, un po' più padroneggiante, diciamo, dell'asfalto rispetto a una naked, però è anche un pochino più accucciata rispetto a un super motard. La differenza si apprezza anche nelle gambe, che sono più distese rispetto a una nuda. E il manubrio è bello ampio e dritto, come fosse quello di un motard. Note dolenti sicuramente la protezione aerodinamica, che effettivamente è veramente scarsa. Quindi se avete intenzione di prendere un MT-09, mettete in programma anche l'acquisto di un cupolino. Veniamo al motore, che è sicuramente la parte più interessante, più nuova in sé della MT-09. I tre cilindri Yamaha CP3 è veramente molto molto godibile. La coppia a disposizione è tanta, la potenza a disposizione è giusta, perché 115 cavalli per una moto del genere non sono affatto male. L'erogazione è sempre abbastanza piena, abbastanza coinvolgente. Sicuramente dai bassi regimi fino a 5.000 giri si avverte un certo effetto on-off del gas, soprattutto nella mappa standard e nella mappa A. Passando invece alla mappa B, che è decisamente più delicata, più dolce, l'erogazione del motore diventa più amichevole. Però in generale comunque è un motore che viene promosso a pieni voti. Riguarda la guida, l'altro fattore che fa capire come la MT-09 sia una naked motard è l'escursione comportamento delle sospensioni. Effettivamente sono molto soffici all'inizio, si avverte bene il fatto che l'escursione sia maggiore rispetto a una nuda, però hanno il vantaggio che quando si inizia a guidare un pochino più forte e quindi le sospensioni lavorano nella seconda parte dell'escursione, non sono flaccide ma tendono a frenarsi bene progressivamente. Di sicuro l'assetto base è un pochino caricato sul retrotreno, quindi se volete guidare un po' più sportivamente vi consigliamo di irrigidire un pochino la forcella frenandone l'idraulica, ma di dare un click almeno di precarico all'ammortizzatore e anche di frenare il freno in ritorno dell'ammortizzatore. L'MT-09 è la prima Yamaha costruita su questa nuova piattaforma ciclistica e motoristica, costituita dal nuovo motore CP3 a 3 cilindri in linea e il nuovo telaio in alluminio pressofuso. Il
motore è fatto secondo i canoni più avanzati della tecnologia giapponese, quindi ha il basamento che si apre lungo un piano orizzontale, il cambio con gli alberi sovrapposti per accorciare il carter e il blocco cilindri montato disassato di 5 mm per ridurre gli attriti. La potenza massima è fissata a 115 cavalli e ci sono due mappature oltre a quella standard, una per avere un'erogazione più dolce e una più aggressiva. La ciclistica nasce attorno a questo nuovo telaio perimetrale in lega leggera che è fatto in due metà presofuse che poi vengono unite con delle viti e dal forcellone asimmetrico è anch'esso in lega leggera. Le sospensioni sono di buona qualità, la forcella a steli rovesciati da 41 mm si può regolare sia nel precarico che nell'estensione e le stesse regolazioni le ritroviamo sull'ammortizzatore che è montato orizzontalmente e con i leveraggi messi sopra il forcellone. Mentre per i freni Yamaha è ricorsa a una coppia di dischi semiflottanti da 298 mm e pinze monoblocco a 4 pistoni, il tutto montato su ruote in lega leggera a 5 razze sdoppiate dal design molto particolare. E siamo al verdetto, l'MT-09 è una moto molto divertente perché è una moto agile, è una moto molto stabile, ha un motore aggressivo e divertente ed è anche molto leggera perché pesa solo 188 kg in ordine di marcia e in più ha anche a livello di sospensioni un ottimo compromesso tra sportività e comfort. Oltre a tutto questo, l'MT-09 affronta il mercato con un prezzo veramente aggressivo perché costa 7.990 euro nei due colori, matte grey o racing blue che è quella che abbiamo provato oggi, oppure 8.090 euro, quindi 100 euro in più per le versioni Deep Armor o Blazing Orange, arancione. In questo caso i 100 euro in più sono giustificati dal fatto che la moto ha la forcella anodizzata oro invece che argento, i filetti colorati sui cerchi e anche le scritte Yamaha sono in rilievo anziché dei semplici adesivi. Da ultimo l'ABS, se volete la versione ABS come la nostra dovete spendere 500 euro in più. È sicuramente una spesa che vi consigliamo di fare perché, si sa, in moto la sicurezza non ha prezzo.